Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Oggi parliamo di certificati e lo facciamo in compagnia di Société Générale. L'emittente francese ha infatti deciso di quotare sul mercato 6 nuovi certificati Cash Collect. All'interno del sito dell'emittente abbiamo la sezione Ultime Notizie dove possiamo andare a trovare il comunicato stampa con i relativi ISIN e ovviamente le caratteristiche di prodotto. Ma non vi preoccupate che ne andremo a vedere un caso concreto. Però nello specifico quello che dobbiamo sapere è che i prodotti sono quotati su Euro TLX, che sono panieri, worst of di azioni, e hanno barriere dal 60 al 70%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il titolo peggiore all'interno del paniere può in alcuni casi perdere fino al 40%, fino al 30% e diciamo il capitale è in qualche modo protetto, quindi sono certificati a capitale condizionatamente protetto. La scadenza di questi prodotti è fissata a 2 anni, ma è possibile una liquidazione anticipata in quanto se tutti e tre i sottostanti, quindi tutte e tre le azioni all'interno del paniere dovessero essere sopra il livello di strike price, dal sesto mese, quindi dalla seconda rilevazione trimestrale, questi prodotti verrebbero rimborsati al valore nominale, che vi anticipo essere di 100 euro per singolo certificato. SG ha puntato tanto sui premi, infatti adesso andremo a vedere nello specifico l'emissione, ma quello che mi stupisce è che abbia messo anche dei titoli particolarmente volatili per andare a offrire dei premi trimestrali veramente significativi. Altro effetto, un'altra cosa estremamente importante è l'effetto memoria. Nel caso in cui, per effetto appunto della volatilità, si dovessero perdere dei premi, possono comunque essere recuperati grazie appunto all'effetto memoria che consente nel momento in cui i sottostanti tutti dovessero tornare sopra il livello di barriera di incassare quei premi che non sono stati presi perché magari uno dei sottostanti ha avuto una performance particolarmente negativa all'interno di un trimestre. Bene, per quanto riguarda il rimborso, ci sono due temi importanti. Se tutti i titoli selezionati si trovano sopra il livello di barriera, allora il rimborso avviene al valore nominale di 100 euro per singolo certificato. Qualora invece uno, anche soltanto uno, fosse al di sotto del livello di barriera, allora la performance sarebbe commisurata, insomma, alla performance negativa del sottostante, quindi con una perdita significativa del 30 o del 40% o anche di più, appunto, nel caso in cui, per esempio, un titolo perdesse il 50, 60 o 70% rispetto al fixing iniziale. Qui troviamo i 6 certificati, secondo me si possono suddividere in due. Abbiamo quelli sui titoli italiani, che hanno dei rendimenti un pochettino più bassi, ma sicuramente molto molto interessanti, e diciamo quelli sui titoli stranieri, che comprendono al loro interno anche un titolo del settore del turismo, qui troviamo Airbnb, Carnival e TUI per esempio, che invece riescono a offrire dei rendimenti veramente significativi, in alcuni casi oltre il 20%, e che, come avete potuto notare, insomma, però hanno all'interno un titolo legato al settore del turismo che negli ultimi mesi ha sofferto parecchio. Io nello specifico ho scelto il certificato più rischioso, che però vi faccio notare che ha anche la barriera più profonda, ovvero una barriera posta al 60% dello strike price, quindi diciamo che c'è un po' di protezione in ogni caso. Qui il premio trimestrale del 6,40%, che in ragione d'anno è oltre il 25%. Questo certificato in questo momento quota sotto diciamo il valore nominale, quindi si acquista a un prezzo più basso perché alcuni dei sottostanti hanno perso un po' di valore rispetto allo strike iniziale, quindi sicuramente abbiamo degli ulteriori extra rendimenti. Ma andiamo a vedere nello specifico di che cosa è fatto questo certificato e quali sono le aziende che lo compongono. Partirei da quella che mi preoccupa di meno, che è NIO. NIO sostanzialmente è un'azienda che produce auto elettriche, il principale concorrente di Tesla, è un'azienda cinese e, come potete notare, appunto ha avuto lo strike in quest'area che vedete in azzurro e il nostro livello critico è posto a 24,22, quindi molto distante, circa il 40% dai livelli attuali. In questo caso la mia view è tendenzialmente positiva, credo nel settore delle auto elettriche.
elettriche, credo che si svilupperanno, credo che da qui ai prossimi 2 anni arriveranno tanti investimenti e tanti investitori su questo settore, quindi non è un titolo che mi spaventa particolarmente. Quindi penso che potrà non solo non scendere, ma addirittura apprezzarsi. Secondo titolo che abbiamo da esaminare è senza dubbio BioNTech, settore farmaceutico che ha vissuto diciamo un momento di splendore nel 2021, dove i titoli sono passati da 89 fino a 450 come valutazione proprio del singolo titolo, e ultimamente stanno tornando su dei valori diciamo un po' più coerenti con la realtà. C'è stato un hype molto forte relativo a tutto quello che è il settore sanitario e ovviamente quello che abbiamo vissuto con la pandemia, però ritengo che il settore continui ad essere forte. Vero, il titolo è salito tanto, adesso sta ritracciando, però trovo difficile che possa scendere fino a i 200 circa, che è diciamo una soglia di barriera laddove appunto si iniziano a non percepire più i premi. Andiamo quindi all'ultimo titolo, che è quello che diciamo desta un pochettino più di preoccupazione. Questo che vedete è il grafico di TUI. TUI, pensate che una decina di anni fa era una delle principali aziende operanti nel turismo, poi diciamo che è una di quelle nobili decadute, insomma le azioni a inizio 2020, prima della pandemia, valevano circa 12, al momento hanno perso il 70% del loro valore, arrivando a circa 3,5. Ora, il tema qual è? Il titolo è già estremamente diciamo depresso, già sconta molto di quello che è avvenuto, e ma secondo me è comunque quello più rischioso all'interno del paniere. C'è da dire che i livelli di minimo sono veramente molto molto bassi, e di conseguenza sono disposto a prendermi il rischio di essere esposto appunto su questo titolo proprio grazie al fatto che i premi trimestrali offerti da SG sono particolarmente interessanti ed attrattivi. Ora, io spero di avervi dato tutte le informazioni di cui dovreste aver bisogno. Ovviamente, nel caso in cui vi fossero ulteriori domande su questi prodotti, sull'emissione o quant'altro, li trovate all'interno dell'articolo che fa da corredo a questo video, o potete chiamare il numero 0289 632 569, o andare direttamente sul sito dell'emittente prodotti.societegenerale.it. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.